Ciao a tutti, vorrei oggi fare qualche considerazione sugli archi tradizionali, come l'arco istintivo, l'arco lombone. Questo è un arco ricurvo, per la fitarco la denominazione esatta è arco istintivo. Istintivo ci sta questa parola perché effettivamente chi acquista un arco e vuole adoperare questa tipologia di arco, effettivamente ha poco senso effettuare collimazioni o comunque effettuare delle mire statiche, ma ha enormemente senso, perché anche dal punto di vista filosofico nasce, e soprattutto dal punto di vista ancestrale, nasce come strumento di caccia, come strumento di caccia immediato, no? Un strumento di caccia nel quale la preda passa velocemente, io devo essere in modo immediato poter cacciare. Dalla caccia si è passata allo strumento sportivo e quindi in questo momento parliamo unicamente di strumento sportivo. E quindi, se vogliamo adoperare quest'arco come attrezzo sportivo, di simulazione venatoria o tiro 3D o l'anterefitto, quello che vogliamo, non ha nessuna importanza a questo punto, dobbiamo usarlo nella maniera consona, no? Nella maniera consona per la tipologia di arco. Lo stesso vale per l'arco lombone. Se noi vogliamo usare un arco che ha estrema precisione, ma non solo dal punto di vista di strategia, di metodo di tiro, ma anche dal punto di vista del materiale, usiamo l'arco lungo, che ci darà anche tantissime soddisfazioni. Se vogliamo usare queste tipologie di armi che sono molto leggeri, che per l'appunto prevedono un tipo di tiro anche un tantino filosofico, perché è giusto che sia così, no? Che ci deve dare queste soddisfazioni un pochettino più interiori, un pochettino più interne, un pochettino più verso noi stessi, sentirsi più partecipi, per essere un tutt'uno, è vero, è così, essere un tutt'uno con l'arco. Noi possiamo tranquillamente utilizzare quest'arco senza minimamente preoccuparci di dove è posizionata la punta della freccia rispetto al bersaglio. E questo lo possiamo fare tranquillamente, l'allenamento è banalissimo, non dobbiamo fare altro che lasciarsi guidare dal nostro subconscio interiore, che istinto, che poi non è istinto, ma non c'è nel nostro DNA il tiro con l'arco, ma il nostro istinto di colpire, di indicare, di proiettare qualcosa verso un bersaglio. E questo lo possiamo tranquillamente fare lasciandosi proprio guidare da questo. Quindi guardiamo il centro del bersaglio, ci concentriamo sul centro del bersaglio e con la freccia molto vicina alla mano noi possiamo tranquillamente lasciare che il braccio si posizioni nel punto giusto. Io consiglio sempre non di prendere infradito, ma di prendere sotto cocca, perché è molto più facile andare a avere un ancoraggio ripetibile, è molto più facile avere una visuale sul bersaglio senza piegare troppo l'arco. In questo modo pieghiamo leggermente l'arco, la posizione della mano è sempre quella corretta e ci lasciamo guidare dal nostro braccio senza guardare la punta della freccia, andiamo in ancoraggio e rilasciamo in modo veloce la freccia e la freccia andrà al centro del bersaglio. Sempre usando la tecnica che abbiamo imparato, l'arco nudo, quella che usiamo per l'arco nudo va benissimo anche per gli archi tradizionali. Come vedete, se abbiamo una tecnica corretta, anche con l'arco estremamente leggero, non abbiamo problemi, nessuna dragona, non si stringe l'arco ovviamente, andiamo in ancoraggio, ci lasciamo guidare e la freccia andrà assolutamente nel centro del bersaglio. Avete visto che l'arco non ha avuto nessuno sbandamento di nessun genere se abbiamo utilizzato una tecnica corretta, la famosa espansione sui piani, quindi spinta e trazione perfettamente allineato sui piani verticali. Questo funziona benissimo, funziona alla perfezione.
Non proprio. Non proprio sempre. Questo funziona molto bene fino a 18 metri. Fino a 18 metri possiamo dire di avere una precisione accettabile. Mai, assolutamente mai, una precisione come per l'arco. Ma abbiamo una precisione accettabile, specialmente per quanto riguarda tipologie di bersagli diverse, specialmente nel 3D dove è difficile valutare la distanza, specialmente nei bersagli mobili dove ci sono gare con bersagli mobili o comunque bersagli che implicano una velocità di tiro esattamente adeguata a quella che era ancestralmente la caccia con l'arco. E cosa succede dai 18 metri in avanti? Sappiamo che anche con l'arco istintivo e con il robot si tira a 50 metri. Cosa dobbiamo fare in quei casi? È estremamente difficile utilizzare lo stesso metodo istintivo che utilizziamo fino a 18 metri. Perché effettivamente la caccia poi non va oltre i 18 metri. La caccia vera e propria. Cosa dobbiamo fare? Ebbene, lì entra in gioco il cosiddetto gap shooting. Il gap shooting non è una vera e propria mira, perché il gap shooting prevede di comunque concentrarsi sul centro del bersaglio, ma essere consapevoli di dove è posizionata la punta della freccia in relazione alla distanza tra l'arciere e il bersaglio stesso. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Lo diceva anche Howard Hill, il più grande tiratore di long bow di tutti i tempi, che con la visione periferica o visione secondaria, come diceva lui, era comunque consapevole sempre di dover pur sfocata la punta della freccia e in relazione ovviamente alla distanza, in tal modo colpire il bersaglio. Però questo cosa ci contrappone? Ci contrappone che effettivamente noi dobbiamo essere consapevoli della distanza di mira. Oltre i 20 metri dobbiamo, pur in modo non del tutto conscio, essere consapevoli della distanza a cui stiamo tirando. Quindi prima di tirare dobbiamo, ahimè, considerare, mettere nelle variabili la distanza tra noi e il bersaglio. E di lì il nostro cervello lavorerà di conseguenza dove sarà posizionata la punta della freccia in modo assolutamente automatico, e la nostra visione secondaria ne terrà conto per poter scagliare la freccia e colpire il bersaglio con una certa precisione. Questa precisione non sarà mai, 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 mai come con l'arco nudo. L'arco nudo sarà sempre a parità di tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli archi tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non c'è dubbio alcuno. Ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia, strategia, metodo di tiro e anche un'altra filosofia, no? Se io voglio competere con questo arco qua, so benissimo che dovrò regolarmi di conseguenza, ma la soddisfazione ovviamente interiore sarà enormemente migliore. Nelle gare archi nudi, archi istintivi e archi non buono possono competere tra di loro. È molto difficile, a meno che non ci siano molti bersagli mobili. Allora in questo caso la metodologia del tiro con questa tipologia di archi sarà forse un tantino superiore. E effettivamente la tipologia di tiro la farà a questo punto esclusivamente il bersaglio. La visione periferica, quindi dovrò valutare la distanza se è oltre i 20 metri e una volta in ancoraggio dovrò allinearmi e controllare la visione periferica della freccia, sempre lo sguardo sul centro del bersaglio, vedrò la punta della freccia nella visione periferica, rilascerò e la freccia andrà nel centro. Il mio cervello ha elaborato dove vedere e non vedere, vedere sfocato la punta della freccia con la mia visione periferica in un certo punto, e questo punto sarà appunto dato dalla distanza a cui è posizionato il bersaglio. Difficile? Forse sì. Preciso?
forse no, però con l'addestramento si possono ottenere ottimi risultati. Ma il bello di questo tiro non è solo colpire il bersaglio con precisione, il bello di questo tiro è quello di mettersi alla prova e di mettersi in competizione con noi stessi. Questo è il vero spirito dell'arco tradizionale. Grazie.